Trofeo di San Silvestro, classico invito di chiusura come sesta corsa di questo bel convegno di corsa all'Ippodromo della Favorita. In prima fila Ritz B, Tiago Di Ruggi, Tai B, Regale, Traigen, Simiedo e Tacos Font. In seconda fila Sunshine Bar e Patrick AS. In chiusura di gioco 2.40 la scuderia Simiedo Patrick AS. Cavalli vengono lanciati a mezzo meccanico con Regale la più veloce. Dalla seconda, dall'esterno della prima fila partono bene sia Simiedo che Tacos Font. Per via interna Ritz B. Regale si sta all'accomando con una frazione in 13.3, Simiedo prende in mano Davide Di Stefano, resta in seconda posizione Ritz B, chiusa la corda Tai B con i fianchi a proprio Simiedo, al quale si accoda Tacos Font, prova in terza ruota invece Patrick AS, 29 pri 400 metri, Giuseppe Zanca ha già rallentato la figlia di Ganymede. I primi 600 metri vengono percorsi da Regale in 43.3, allunga ancora vistoso visto che Patrick AS si fa sotto minacciosamente trascinandosi il compagno di colori Simiedo, alla corda sempre il numero 1 di Ritz B e il numero 3 di Tai B, quindi via via tutti gli altri. 58 a metà gara, Regale sempre in testa, Ritz B e Patrick AS conducono in paria il resto del gruppo con Simiedo all'esterno di Tai B. Si arriva al chilometro in 1.13.1, si va via di Lena con Regale in testa sotto la minaccia di Patrick AS, quindi Simiedo nella sua scia, scatta in terza ruota. Il numero 8 di Sunshine Bar, molto con progressione, molto violenta, scavalca tutti e si porta ai fianchi di Regale. Regale e Sunshine Bar adesso alle prese, a metà dell'ultima curva Sunshine Bar è decisa all'attacco di Regale. Cala leggermente Patrick AS, scompare Simiedo per varchi interni sempre di ZB. Sasha e Barra attacca con decisione Regale, passa ai 100 finali e prende una lunghezza di vantaggio. Giuseppe Pozzo Junior si invola verso il traguardo, Sasha e Barra, 1.56.5. Sasha e Barra, la figlia di Luke Destari, colori della Jimmy, il training di Tony Porzio. E la guida perfetta di Giuseppe Porzio Junior. Sasha e Barra segna in questo trofeo San Silvestro un finale veramente con i botti, 1.56.5, si è andato veramente forte in questa prova clou di fine anno, una media intorno all'1.13. Sì, con Sasha e Barra che prende la meglio nettamente sul Regale che aveva condotto con fiducia fin dalla partenza, buona media, ha cercato di mettere in difficoltà gli avversari, è riuscita a mettere in difficoltà tutti tranne che una, Sasha e Barra. Sasha e Barra segnano a San Silvestro, Regale conclude al secondo posto e la trio è completata. Probabilmente dopo foto tra il numero 3 di Tai B e il numero 1 Ritz B all'interno che arrivano indecifrabilmente apparigliati e quindi sarà il giudice di arrivo a confermare quest'ordine d'arrivo. È tutto. Sunshine Bar, pochi se l'aspettavano a segno in questo trofeo San Silvestro, c'erano altre idee, il gioco faceva vedere ben altre cose, ma dopo un paio di prove un po' così ha dimostrato veramente oggi di essere al top della condizione con un parziale straordinario. La galla stava venendo avanti dopo quella prestazione contro Pato F, ancora non era al 100%, le altre due corse non sono da tenere conto perché le partenze richiamate e quindi la galla si è innervosita, oggi è andato tutta liscio e lo sono riuscito a graduarla, ho fatto gli ultimi 8 e la galla ha dimostrato che è sempre la galla di prima.
secondo me è stato anche un successo della scuderia, perché rivendo poi un attimo un po' il fece della corsa, se Ritz B non fosse stato in grado di partire in questa maniera e di lasciare l'esterno Simmiedo, con Simmiedo in schiena a regale, forse sarebbe stata più dura venire a capo di questa corsa. Certo, è venuto tutto bene, quindi le corse si vincono pure così, ci vuole pure fortuna, quindi è una corsa che vi porta bene a voi scuderia questa. Sì, mi sembra che è la quarta volta che lo vinciamo consecutivamente, quindi speriamo che sia il prossimo anno pure così. Lo aspetteremo tra un anno preciso, speriamo, con qui sul palco della premiazione Giuseppe Porzio. Lo ringraziamo e complimenti a tutto il team.